Abbiamo quasi finito di fare le valigie. Ancora 2 minuti soltanto. Lei? Viaggia volentieri? In treno? Con un mezzo piacere. In nessun posto è così bello andare in treno come in Olanda. Non trova? Sì. È veramente bello viaggiare in treno attraverso l'Olanda. Mia figlia e io abbiamo un ritmo molto particolare a Catholic. Lei è il primo, dopo molti anni, che rompe questo ritmo. Siamo sempre state sole a Catholic. Conosce Catholic? Purtroppo no. Uno scrittore di teatro, un carattere in fondo così poco succede, all'improvviso ricoperto di applausi, avrà festeggiato il tramonto. Oh no, sono fuggito. Da prima ho pensato, adesso festeggio anch'io, perché c'erano gli attori che stavano festeggiando, tutti stavano festeggiando. E io sono fuggito. Ho vagato per la città a metà della notte. Non avevo affatto capito quello che era accaduto. Ah, non si aspettava un successo. Ci speravo. Che cosa sperava? Che andasse bene. Mi fa. È andata in modo eccellente. Adesso a Cappi avrà tutto il tempo per decidere quale strada prendere ora. Per prima cosa si siede in terrazza e lascia passare. Poi le cose si sistemano da sole. Io sono stata in piedi fino alla fine e ho applaudito. Io continuavo a dire andiamo, basta, è tutto esagerato, è tutto esagerato. La gente non voleva affatto andare via dal teatro, rimanevano lì nell'atrio a chiacchierare. Io credo che fossero tutti molto colpiti. Mia figlia ha una grande sensibilità per la letteratura drammatica. Ha sempre desiderato calcare le scene dell'opera. Per un certo tempo ha anche preso lezioni di canto, ma poi non ce l'ha fatta. Eh sì, caro signore, bisogna tenere presente che può anche non andare bene. Il teatro è solo una delle tante possibilità.